Sportability, una bellissima anteprima in occasione del 20° Gala di Stelle nello sport al Porto Antico, e ora sino al prossimo venerdì qui nel porticato di Palazzo Ducale. Cristina Corti, da dove nasce l'idea di questa speciale mostra con tante società, tante discipline paralimpiche? Allora, l'idea nasce da una partita di pallanuoto a cui sono stata invitata per fare qualche foto dalla Waterpolo Columbus Ability Team, e in quell'occasione sono rimasta subito folgorata dalla potenza dello sport che abbatte veramente ogni barriera. Ho percepito immediatamente come lo sport possa migliorare la vita di persone con disabilità e delle loro famiglie, e così è iniziato un lavoro di ricerca per entrare in contatto con le società che in Liguria si occupano di disabili. Stelle nello sport mi ha aiutato, mi ha supportato in questa ricerca, e ho scoperto piacevolmente che sono tantissime le società nelle più svariate discipline che si occupano di disabilità sia mentale che fisica, sociale, e con persone di ogni età. Poi la mostra ha preso forma, ho fatto una parte, come potete vedere, di foto a colori che sono il momento sportivo vero e proprio. I colori sono accesi perché mi piace proprio trasmettere questa allegria, questa grande energia che io ho percepito, e la parte invece in bianco e nero riprende le emozioni, quindi la tenerezza, la gioia, la delusione, l'amicizia, perché secondo me il bianco e nero in questo è più efficace. E le foto sono state fatte in alcuni casi durante gli allenamenti e in altri casi durante delle partite, delle gare, delle competizioni. E sono molto felice che Palazzo Ducale abbia ospitato questa mostra, perché questo atrio lo ritengo proprio il punto più bello di Genova, dove c'è un incrocio di culture, di società, di persone, e poi soprattutto non ci sono barriere, tutti possono avere accesso in maniera facile. Desidero ringraziare Stelle nello Sport per questa bellissima iniziativa, un bellissimo progetto che oggi noi vediamo realizzato all'interno di una cornice stupenda a Palazzo Ducale, un modo di raccontare gli sforzi, le passioni e il grande sport di questi ragazzi e ragazze. Quindi un ringraziamento va a coloro che hanno pensato e realizzato questa bellissima mostra. Un mondo paralimpico in grande crescita, lo si è visto anche in occasione degli europei di judo di fine luglio, tante società per un entusiasmo che non ha confini. Sì, poi a ottobre abbiamo avuto il piacere di ospitare la vela e gli europei di vela 2.4, quindi la nostra città sta lavorando proprio come mai per ospitare eventi internazionali veramente di grande sport, anche di diversamente abili. Abbiamo iniziato il 2017 con i Giochi Paralimpici, stiamo concludendo il 2019 con i Mondiali di Vela 2.4, il prossimo anno abbiamo altre iniziative importanti che sveleremo proprio i primi giorni dell'anno. La danza sportiva paralimpica in una foto con Cinzia Mongini e Michelangelo Buonarrivo, una grandissima emozione. Assolutamente sì, è stato bellissimo poter partecipare a questo progetto di Cristina, un'idea fantastica, perché le immagini delle nostre attività sportive credo siano la miglior forma di promozione della danza e dello sport in generale per le persone con disabilità. Da queste foto traspare la nostra gioia, la nostra emozione, i nostri sentimenti mentre pratichiamo questo sport, e questo è il messaggio migliore che si possa mandare. Anche il nuoto ha la sua parte alla mostra Sportability. Luca Baldini, grande campione, grandi campioni e anche protagonisti della nuotatori genovesi. Ieri c'è stata la visita di Francesco Bocciardo, ma come non ricordare anche Giovanni Sciacalugo, Andrea Zarito. Cristina è stata in grado veramente di cogliere dei momenti fondamentali della vita atletica di questi ragazzi che quotidianamente si impegnano, e noi li vediamo tutti i giorni, e veramente sono meritano un grande rispetto, e quindi ringraziamo Cristina perché ha fatto un'opera eccezionale. Giulia Tardi, la presenza del mondo BIC nella mostra Sportability è davvero importante. Chi troviamo immortalati in queste fotografie di Cristina Corti? E allora oggi non è protagonista il BIC Genova, ma gli atleti. Gli atleti fotografati da Cristina, che oggi si sono sentiti famosi per quello che sono le loro attività, e noi come BIC ci impegniamo nel calcio e nel basket per,
la disabilità intellettiva. Poi qua troviamo anche le foto della nostra squadra di basket in carrozzina. I ragazzi oggi si sono sentiti loro protagonisti. Noi alla fine, noi come associazione, siamo solamente un mezzo per poter ridare la possibilità a loro di esprimersi. Loro lo fanno bene, e quando si vedono nelle foto si rendono conto di quello che è il loro divertimento, si rendono conto di quello che è il loro impegno e si rendono conto che gli altri li guardano e gli fanno i complimenti. Quindi oggi è stata una giornata davvero bella. Umberto Verna, Sportability contiene anche molte immagini legate agli sport della nautica. Beh sì, siamo stati molto contenti di ospitare la fotografa nella regata che abbiamo fatto ad aprile, la prima che facevamo su questo tema con le ANSA 303. È salita sul nostro gommone, ha fatto estate in acqua, è stata veramente una bella esperienza per lei e per noi un'immagine molto bella dello sport. Poi in quei giorni lì abbiamo anche presentato il progetto Vela e Voga per tutti, e proprio qui adesso parlavamo di l'anno prossimo di fare 6 o 7 tappe in Liguria con Vela e Voga nelle varie sezioni, sicuramente appoggiandosi a quelle della Lega Navale che hanno le ANSA 303, che è questa barca che si può trasportare sul tetto, l'albero smontabile, quindi ci ha permesso veramente di fare delle attività senza bisogno di gru, di questo e quell'altro per le barche un po' più complicate, e quindi questa cosa qui è da slancio. Poi delle foto bellissime, questo fatto di avere le foto in bianco e nero sui sentimenti e le emozioni che la fotografa ha immedesimate, quelle a colori invece su quella che è l'attività vera sportiva, è una bella idea, e ringrazio veramente questi artisti della fotografia.